Buongiornino del cuore a tutti, mi manca Marcello, quindi usiamo il suo saluto. E per chi non lo conosce, dai ragazzi, come si fa a non conoscere Marcello Signore? Ti adoro Marcello, torna, ti prego. Comunque, a parte questo, stamattina sto in condizioni più pietose del solito. So che ve lo ripeto in ogni vlog, ma ogni vlog ho la capacità di riuscire a superare la volta prima. Stavo per dire, accettatemi così com'è e poi, dandarada, mi chiamo mia madre. Stamattina mi sono svegliata presto perché dovevo editare, editare, editare e devo girare, girare, girare. E in più, non so se succede anche a voi, ma d'estate, soprattutto quando fanno queste giornate belle calde, mi viene una voglia immensa di leggere libri. E col fatto che ne ho un po' nuovi da leggere, che appunto avevo preso per quest'estate perché quando vado al mare mi capita raramente, ma quando vado al mare sostanzialmente vado e leggo, 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 ne leggo anche una al giorno. Se mi piace, se mi prende. E quindi oggi mi è tornata questa voglia di leggere. Quindi, sicuramente oggi pomeriggio, stasera, insomma, mi metto a leggere qualcosina. Tra l'altro, ho fatto altri due tatuaggini. Non dalla solita tatuatrice, ma da un'altra ragazza che ho conosciuto anche ai NYX Face Awards. Tra l'altro, quindi la saluto se sta guardando questo video. Ve ne faccio vedere solo uno dei due che ho fatto. Ed è questo. Non fate caso che, insomma, sarà storto, ma come vedete, girando cambia position. E c'è scritto hashtag Girl Power, insomma, questo si capisce più o meno. È una scritta che ho sempre voluto fare. Poi, vabbè, quando farò l'update dei tatuaggi, li farò vedere tutti bene. Però ci tengo particolarmente a questa scritta, soprattutto in questo periodo. E quindi volevo farvela vedere. E volevo anche farvi vedere, prima che mi scordo, perché ve li devo far vedere da un po' di tempo. Una delle cose già l'avete vista. Volevo farvi vedere una cosetta, anzi, due cosette, scusate, che mi sono arrivate da Shinside, che penso ormai conoscerete tutti. È un sito di abbigliamento. È cinese, ma è troppo figo, cioè proprio la qualità delle cose supera ogni immaginazione. Allora, vi faccio vedere prima questa gonna che avete già visto perché l'ho indossata ai NYX Face Awards, quindi vi metto il link nella scheda info, dovrebbe stare qui. Qua, per andare a vedere il vlog, così potete vedere anche com'è indossata questa gonna. È troppo troppo bella ed è anche molto molto lunga, a vita alta. Qui vedete ha questo elastico e l'amo follemente. E l'altro capo che ho preso è questo vestito che è tutto lungo nero, di quelli sai appunto che arrivano alla caviglia, tutto liscio così nero, e ha la particolarità di avere questo scollo così che potete mettere sia con le spalle scoperte sia coperte, e sulla manica questi fiori in 3D, ma guardate che bello, cioè sono fatti benissimo. Sono innamorata. Trovate il link di queste due cose qui sotto nell'info box se vi va. E nulla, così vi ho fatto vedere queste cosette, e perché io adoro Shinside, mi piace tantissimo. Tra l'altro, per pranzo, visto che comunque è luna, ho iniziato il vlog abbastanza tardi, abbiamo preso il sushi. Sapete che è una delle mie, cioè una, è la mia cosa preferita assolutamente da mangiare, quindi super top. Mi sono messa il mio vestitino da casa, sto portando giù il tè perché non riesco a berlo. Non so voi, ma quando il tè è freddo, non ha senso. Questo paghettini, è rottamare. Vai, c'è anche il cuore. Ecco, c'è una dimostrazione. No, se abbiamo stesso. Ragazzi, pensavate che il sushi fosse una meraviglia oggi, ma no. Dico, ti passano Abbiamo tutte le aggiunto anche 4. cinema! E che 4. cinema, ragazzi! Ma non la dopo, Spider-Man c'è il film. Uncoming Non la con dopo, no. le E ma lei patate mi ha dietro. freddolato. Il mio piano di girare un video oggi pomeriggio è svanito, perché il film quando c'è alle 4:40, alle 4:40 adesso saranno le 2 qualcosa. No, saranno le 3, le 3 e un quarto. Ma quando è passato il tempo, mio Dio. Mi devo assolutamente truccare. Finisco. Ah, ecco, vedi, si è caricato il video, quindi finisco di modificare le cosettine qui. Beh, ragazzi, c'è stato un problema. Dai, sono corti qua dietro. Sì, è bello che sto così dritto. Quanto amo Kelani, non potete capire. E nel mentre mi sto truccando gli occhi, e oggi uso questa palettina qui che è la Perfect Filter di NYX, quella dei colori caldi, che si chiama 02 Rustic Antique. Allora, molto velocemente, perché non dico siamo in ritardo, però sai, così, tanto per, e vi volevo far vedere il trucco. Allora, ho fatto la cipollina perché devo lavare i capelli, quindi per forza una mini mini cipollina. Poi appunto ho usato la palette che vi ho detto prima,
Contate che devo ancora mettere il mascara, però più o meno questo è. Il rossetto è una tinta di Nabla, si chiama Stronger. Sul viso l'illuminante, guardate che meraviglia. Ho usato le nuove palettine di Mulac. Questa palettina si chiama Get Rich Quick e ho utilizzato appunto Get Rich Quick e Glowy Bunny. E poi basta. Sopracciglia e il brow pot di Nabla, insomma. L'outfit è questa, magliettina, questa qui di H&M, pantaloni H&M e le Birkenstock. Yes, bitch! Bigliettini, cinema, come vedete è bello vuoto oggi. Ciao Giorgia, vuoi salutare? Grazie, arrivederci. Pronti? Di lasciarmi entrare, eh? Siamo una squadra. Mi avete derubato. Gnoccone. Siamo tornati a casa. Praticamente volevo fare le mie consideration senza, cercherò di non fare spoiler. Comunque no, davvero, i film della Marvel mi piacciono sempre. Cioè io sono fissata con queste cose dei superpower, eroi, eccetera. Non vi ho fatto in tempo a riprendere. Praticamente quando siamo usciti dal cinema c'erano un po' di persone che interpretavano vari protagonisti di queste cose. Tipo ci stava Harley Quinn e Batman, Superman, Spider-Man. Poi che c'era Wonder Woman, Catwoman e tutte le woman, eccetera. E insomma, non vi ho fatto tempo a ripetere, però a riprendere, però erano molto carini. Quindi insomma il film mi è piaciuto, la parte finale anche, quindi mi raccomando ragazzi, se andate a vedere rimanete, perché prima dei titoli di coda c'è una scena. Io mi stavo per alzare, poi ho fatto no, aspetta un attimo, visto che io me le perdo sempre, quindi aspettiamo. Infatti è stato super via. Poi mi piace un sacco perché il finale, insomma, e tutto lasciano comunque intendere che ci saranno altri film, poi lo inseriranno anche sicuramente negli Avengers, proprio film Avengers, e quindi insomma mi è piaciuto, ve lo consiglio se volete andarlo a vedere. Insomma non vi aspettate questo grande livello di contenuti e intellettualità eccetera, però insomma come sempre sono carini. Lì c'è Gwenda che mi mette un'ansia. Che fai mamma? Che fai? Ecco. E se ne va come sempre. Accendo la luz. E praticamente per cena mi mangio il sushi che mi è avanzato. Poi vabbè, lasciate perdere che devo mettere a posto, c'è un casino. Comunque mi è avanzato questo. Sono due somaki, sono quattro unamaki col Philadelphia e il salmone. E nulla. Tra l'altro vi avevo detto che oggi avrei voluto leggere qualche libro, qualche cosa. Naturalmente tutti i miei programmi che mi ero fatta stamattina sono andati sfumando. Ma intanto fortunatamente sono riuscita con il programma dei video. Insomma le cose che avevo in mente di fare. Mortacci, mi ho pizzicato una zanzara. Allora, infatti mi vedevo un po' il tatuaggio gonfio, dico che cos'è. Quindi finisco adesso le ultime cose per quanto riguarda l'editing che stavo facendo di un altro video. Questi giorni che appunto sono stra libera. Libera proprio ogni tanto da fare qualche cavolata, ma in generale mi dedico prettamente a YouTube e quindi ho fatto un sacco di video e anche in realtà domani devo girarne uno. E voi direte, ma girerò adesso che sei truccata e già preparata? Però adesso non ho voglia, anche se la luce ci sta ancora, però dovrei mettere comunque le softbox, fa caldo e c'è riflesso negli occhiali e io infatti odio usare le softbox, ma comunque faccio direttamente domani così è meglio. Penso che mi vedrò anche una puntatina di Lost, perché ieri ho visto una puntata ma l'ho lasciata tipo a metà, quindi mi finisco quella metà. Sono quasi alla fine della terza stagione e mi sta piacendo davvero tantissimo, quindi anche quella ve la consiglio se ancora non l'avete vista, perché io sapete che le serie che seguo quando mi piacciono ve le consiglio sempre e questa proprio mi piace. Ci dovete stare dietro. Volevo concludere questo vlog con lo struccaggio. Volevo farvi vedere i prodotti, diciamo, che sto usando ultimamente. Il prodotto che sto usando, perché è quello più o meno che è cambiato rispetto agli altri. Cioè questo qui sto usando di NYX, che mi sono ritrovata nella borsettina omaggio dopo i Face Awards. Whipped Cream Cleanser. Sinceramente io utilizzo per struccare la base. Ho provato a struccarci, oddio, a struccarci gli occhi, non fatelo per favore, cioè se l'avete provato come me sugli occhi saprete il disagio che si prova, perché un dolore mai provato, vi giuro, una cosa inquietante. E mi metto un mollettino qua dietro che c'ho i pelettini che escono, e quindi questo lo uso semplicemente, tipo è una pasta, però una volta che viene a contatto con l'acqua sprigiona tipo sapone, insomma è troppo figo, quindi volevo farvi vedere. Tanto pulisco gli occhiali che ogni volta correttore mi si va a posare sulle sticelle qua, una cosa bruttissima.
bellissima. Il disagio di avere gli occhiali. Poi mi metto la solita fascettina di Primark e poi vado a struccare la base. Io mi tengo sempre vicino una spugnetta a bagno, in questo mezzo skincare, perché poi io sostanzialmente, voi mi chiedete sempre, ma cosa fai, cosa usi? E io non so mai che dirvi, perché cioè realmente non faccio nulla di eclatante. Comunque mi bagno le mani, prendo questo, faccio un po' così, vedete, guardate quanto è fitta, e poi spalmo anche sulle labbra, l'unica cosa che non sugli occhi. Allora, io sulla faccia non è che avessi grandissime cose, ho soltanto il correttore qua sotto. Vedete, a contatto con l'acqua è fenomenale, più toglie anche le tinte, cioè vedete già che si è sciolto. Io lo adoro, cioè se lo trovate provatelo, perché io conoscevo questa nuova linea delle cose, no, struccanti di NYX, però non avevo mai provato nulla. Sono rimasta entusiasta, tipo ieri avevo il fondotinta, quindi l'effetto insomma si notava di più. Perfetto. Poi vedete quella spugnetta, tac, e portate via. C'è una cosa stupenda. Io sono pigrissima a struccare, quindi quando scopro questi prodotti ve li faccio conoscere anche a voi. Però ecco, ripeto, per gli occhi no. Io utilizzo l'acqua micellare o lo struccante bifasico. Ultimamente sto usando questo che vedete, infatti è finito, poi dovrò comprare, che è il detergente bifase e della Venus. Mi sono trovata bene la prima volta che lo usavo, perché solitamente uso sempre l'acqua micellare. E quindi niente, questo è, ragazzi, volevo soltanto farvi vedere e vi mando un grosso bacio. Spero il vlog vi sia piaciuto, perché mi chiedete sempre di fare più vlog anche quando magari non faccio nulla di particolarmente eclatante. Insomma, spero sempre vi piacciono. Vi mando un mega bacio, ci vediamo al prossimo video.